Amici e amiche di Vivi Casagiove, buon pomeriggio. Abbiamo l'onore e il piacere di avere ai nostri microfoni la nota conduttrice televisiva Paola Perego. Allora, dottoressa Perego, un saluto ai nostri spettatori. Ah, buongiorno a tutti, è veramente un piacere e un onore essere oggi qua. Dottoressa, una mia prima domanda. Allora, lei oggi è stata eletta madrina di un importante seminario che verrà inaugurato oggi all'interno della Seconda Università degli Studi di Napoli. Allora, in questo periodo critico, la televisione quanto è importante per rilanciare il patrimonio artistico italiano? Io credo che sia fondamentale, intanto però le vorrei dire che non sono dottoressa, è curioso, sto in università e non sono laureata, non ho avuto il tempo, dovevo lavorare, ahimè. No, credo che la televisione abbia un ruolo importantissimo, anche perché la televisione nasce come educatrice, no? Quando c'era un solo canale si educava attraverso la televisione e questo compito secondo me è continuato e deve essere sempre incoraggiato, soprattutto per la TV di Stato. Allora Paola, un'altra domanda. Tu hai iniziato negli anni Ottanta a fare televisione. Negli anni Ottanta c'era un modo diverso di fare televisione. Oggi cosa vuoi dire ai giovani che si affacciano in questo mondo del lavoro e le difficoltà che devono superare? Beh, paradossalmente oggi secondo me è molto più difficile, soprattutto per le donne, perché negli anni Ottanta esistevano dei ruoli più limitati per le donne. Era valletta muta, valletta parlante, co-conduttrice e conduttrice, quindi ce n'erano meno, però arrivavi subito a condurre. Oggi invece ci sono questi ruoli alternativi dove si punta molto più sulla fisicità che su quello che una persona ha da dire e si rischia di fare solo quello finché il fisico non sfiorisce e poi è finita. Io credo che la cosa importante per i giovani che vogliono fare questo lavoro sia intanto prepararsi, non pensare che basti l'aspetto fisico. Bisogna studiare, bisogna leggere, bisogna sapere, essere curiosi, rubare il mestiere agli altri e comunque inseguire sempre il proprio sogno senza cercare scorciatoie, perché questo è un lavoro fatto di fatica, di dedizione, di impegno, non è solo lustrine e paillette come potrebbe sembrare. Paola, un'ultima domanda, programmi per il futuro? Beh, intanto domenica in e poi il 19 dicembre comincia il Dono, questo nuovo programma in prima serata, abbastanza nuova come idea per la RAI perché è un programma senza studio, on the road, un emotion come si chiama questo genere televisivo, fatto con gente comune. Ringraziamo Paola Perego per averci concesso l'intervista, un saluto. Grazie, grazie mille a tutti voi. E per Vivi Casagiove dalla Sun è tutto.